sono centinaia di miliardi di galassie nell'universo, ciascuna con decine, centinaia o migliaia di miliardi di stelle. Non potevamo non inserire nel progetto Le mille vite di Marguerite Hack la serata dedicata proprio a lei, a questa grande donna, e realizzata a Bologna, al Casalone, il 12 giugno 2022, quindi esattamente a 100 anni dalla sua nascita. Sul palco abbiamo avuto come ospiti Flavio Fusipecci, astrofisico dell'INAF, e l'attrice Sandra Cavallini, con la quale Marguerite Hack ha collaborato per realizzare uno spettacolo teatrale. La serata è stata condotta da Sandro Bardelli ed è stata allietata da intermezzi musicali eseguiti dal musicista Gabriele Giunchi. A questo punto non mi resta che lasciarvi alla registrazione dell'evento, augurandovi un buon ascolto. Qui siamo riuniti per la presentazione anche di una serie di interviste che Sophos, con la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha fatto alle persone che hanno passato un certo periodo di vita, hanno incrociato le loro vite con la Marguerite Hack, sotto vari aspetti. Quindi noi in rete il 12 e il 29 faremo vedere ogni volta un'intervista diversa e questo è il trailer. Ci sono centinaia di miliardi di galassie nell'universo, ciascuna con decine, centinaia o migliaia di miliardi di stelle. Bene, e quindi questo è il trailer. Ma a questo punto vogliamo presentare gli ospiti che ci sono sia dal vivo sia in, diciamo, in video. Allora, la prima ospite che vorrei presentare è Sandra Cavallini. Ecco qua, un applauso. Sandra Cavallini è un'attrice, ha conosciuto Marguerite Hack e l'ha conosciuta sotto il punto di vista del teatro. Dopo magari ci spiegherà come l'ha incontrata, come hanno sviluppato le loro cose. Secondo ospite dal vivo, ovviamente la Marguerite Hack era un'astronoma, facciamo venire un astronomo, che è Flavio Fusipecci, che è stato direttore del locale Osservatorio Astronomico di Bologna, ma anche quello di Cagliari, che anche lui ci racconterà delle sue interazioni con l'Hack come direttore, ma anche come divulgatore. Poi avremo tutta una serie di personaggi in video, che sono Rosanna Faraggiana, che è stata la prima studentessa che ha preso la tesi di laurea con la Marguerite Hack. Avremo Steno Ferruga è un altro studente della Marguerite Hack, che ha anche condiviso il percorso sul CICAP, che è il Comitato di Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Voi sapete che Marguerite Hack era in piena battaglia per la razionalità e contro le fake news, e contro oroscopi e via dicendo. Poi abbiamo un musicista, Andrea Satta, che vedremo cosa ha fatto con la Marguerite Hack, e Massimo Polidoro, che non ha bisogno di presentazioni perché è molto spesso in TV, e ci racconterà la sua parte di CICAP. Ma cominciamo un po', questi sono i social dove potete vedere queste interviste. Mi raccomando, collegatevi sul sito di YouTube della Sophos, cliccate iscriviti, e se volete sapere quando escono queste interviste basta cliccate sulla campanella. Bene, ma l'Hack era a favore di un insieme di arti e scienze, e chiaramente noi conosciamo benissimo una delle arti, che è la musica. Gabriele Giunchi, che è qui con noi, per ricordarci come vedere le stelle con un altro emisfero del nostro cervello. Prego. Thank you.
cosa mi sembra più bella di ieri. Le stelle sono bellissime. Mi piacerebbe prenderne qualcuna da mettere nei capelli, ma immagino che non sia possibile, perché c'è da stupirsi scoprendo quanto sono lontane. Difatti non sembra. Quando sono apparse la notte scorsa, ho cercato di scuoterne giù qualcuna, prima con un ramo di salice, ma niente, non ci arrivavo, e nemmeno con un salto, nemmeno salendo sul cocuzzolo qui dietro, da non credere. Mi sono riposata e poi ho preso una decisione. Mi sono avviata verso un luogo situato all'estremo margine dell'orizzonte, dove le stelle sono più vicine al terreno, dove avrei potuto coglierle con le mie stesse mani, cosa più giusta e intelligente, perché così le avrei maneggiate con cura, senza rischiare di romperle. Ma erano molto, molto più lontane di quanto pensassi. Ho dovuto rinunciare. Certo, ero talmente stanca da non riuscire nemmeno a mettere più un piede davanti all'altro e non potevo più tornare indietro. Ho pianto un po', però oggi mi sto facendo un'idea più precisa della distanza. Ecco, Eva ha intrapreso il cammino. È la curiosità che ha dato origine alla scienza. Dapprima la curiosità agisce per l'urgenza, per appagare le urgenze primarie, i bisogni di base. E poi, ecco, la curiosità per la curiosità, per il desiderio di capire. Ecco, Eva ha intrapreso un cammino, ha preso la mela, il frutto della conoscenza. Non si è accontentata di una rivelazione. Eva ha voluto investigare, conoscere, sapere. È la prima scienziata, la prima contestatrice dell'autorità. Eva è il simbolo della conoscenza, dell'amore per la sapienza, dell'amore per la libertà. Grazie Sandra. E queste ultime parole erano della Margherita Hack. Sì, infatti. Io leggerò, metto qua. Nel corso della serata leggerò tre brani tratti dallo spettacolo Variazioni sul cielo, ispirato da una pubblicazione della Hack che si intitola Sette Variazioni sul cielo, pubblicato da Cortina Editore. Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2004, voleva essere un'allegoria della conoscenza, della complessità e del piacere della conoscenza, attraverso vari linguaggi, quello letterario, quello il linguaggio della musica, con tre musicisti in scena, Easy Project, il linguaggio delle immagini e la presenza in carne ed ossa di una scienziata che all'epoca aveva 80 anni, Margherita Hack. A suo fianco la mia figura in scena evocava tutto quello che è lo stupore, anche ingenuo, con la meraviglia, la curiosità, lo stupore davanti alle grandi meraviglie dell'universo. E quindi in queste tre brevi letture sentirete le due voci, la voce che insomma si ispira comunque ai diari di Mark Twain, ai diari di Eva di Mark Twain, e la voce che io insomma non sto a interpretare chissà in quale modo, perché sarebbe soltanto imbarazzante, della risposta della scienziata, ed ecco, voi capirete tutto. Grazie, ma non a caso Margherita ha scelto Eva come... Mi spengo io, mi spengo. Okay. A dopo. Non a caso Margherita Hack ha scelto Eva come generatrice, come ricercatrice della conoscenza, perché fu Eva a voler cogliere tutto proibito, non fu Adamo. Andiamo avanti. Beh, un po' di storia. Questa bambina è Margherita Hack, che nasce il 12 giugno 1922 in un posto che è evocativo. È in via Centostella a Firenze e gioca a Campo di Marte. Viene descritta come una bella bambina bionda, un maschiaccio, che non vuole usare le bambole, ma preferisce giocare a calcio,
gli regalano per la prima volta un monopattino che lo impresta, lei era molto generosa, a un ragazzino un po' sovrappeso che monta sopra e glielo rompe, quindi per un certo periodo non può andare in monopattino, ma si rifarà abbondantemente con la bicicletta. E questi sono i genitori di Margherita Hack, siamo nel 1929, c'è padre, che è Roberto Hack, è di origine svizzera e inizialmente è di fede protestante, è un impiegato all'azienda elettrica sostanzialmente fiorentina, però viene licenziato nel 1927 per le sue idee antifasciste. E quindi a un certo punto la famiglia Hack rimane senza soldi. Deve prendersi la madre carico di portare soldi alla famiglia Hack. Maria Luisa Poggesi, che è una persona molto colta, una cattolica, che conosce l'inglese e il francese, dopo che il marito è stato licenziato, deve andare a lavorare alla Galleria degli Uffizi per fare miniature e venderle ai turisti. Però è l'unica fonte di reddito, quindi Margherita Hack nasce in una famiglia molto colta, ma con dei grossi problemi finanziari a causa delle loro idee politiche. Quali erano le loro idee politiche? Beh, le idee politiche della Hack, dei genitori della Hack, risalgono alla società sufista. Quindi Margherita Hack è stata allevata, chiamiamola così, come atea vegetariana fin dalla nascita. Impara il rispetto di ogni forma vivente e l'ideale di fratellanza universale che era della società sofista. Voi vedete, non è la svastica, non è un richiamo alla svastica, siamo prima. Questo è un richiamo a delle origini indiane di questa società sofista. Purtroppo fu ripresa anche dal nazismo, ma voglio subito chiarire, erano due cose molto antitetiche e infatti il padre dell'Hack fu presidente della società sofista e per quello fu licenziato dal posto di lavoro. Questa è la Hack quando comincia ad andare al liceo, e liceo, era una persona un po' strana, perché adesso c'è un pezzo che vi leggo. Ero con dei compagni di classe a ricreazione, si criticava il fascismo, siamo in pieno fascismo, un docente ci denunciò al preside, rischiavo l'espulsione, ma gli altri insegnanti si pronunciarono in mio favore e la pena fu commutata a 30 giorni di sospensione, cosa che avrebbe significato un 7 in condotta. Avrei dovuto portare tutte le materie a settembre, avrei perso l'anno, ma l'esame di maturità fu sospesa con l'entrata in guerra dell'Italia. Quindi già al liceo Margherita è una persona fuori dagli schemi, non si adegua. E nel frattempo sviluppa anche una forte capacità allo sport. Lei va praticamente, adesso leggo per non sbagliarmi, nel maggio del 1941 ai Giochi del Littorio, che erano giochi universitari, si classifica prima nel salto in alto, a 1,50 m, e nel salto in lungo, 5,20 m, mentre nel 1942 vince nel salto in alto. Questa è la... salto triplo, sì. Questo è il... È una immagine originaria, e arriva prima, e c'è una situazione strana per la Hack, perché dice: a quel tempo i vincitori giuravano lealtà alla patria e al fascismo. È una formula rituale che veniva pronunciata durante la premiazione. Avevo vinto una medaglia d'oro anch'io, dovevo giurare anch'io, e lo feci. Ed è una macchia che mi porterò per sempre tutta la mia vita. Ma la smania maggiore, oltre che lo sport, è la bicicletta. È la bicicletta, perché poi Margherita Hack ha sempre avuto anche una stima verso questi grandi ciclisti dell'epoca, Coppi, Bartali, Martini. Nell'intervista, nelle varie interviste vedrete la prima volta in cui si incontrerà con Martini, e avevano lo stesso massaggiatore. E questo gli ha portato a unire arte, anche sport, in una videoclip e un'intervista che abbiamo fatto con Andrea Satta dei Tête de Bois. Vediamo un po' se parte. Alfonsina ha le tette sgonfie, Alfonsina si faceva fino alla mattina, Alfonsina ha le gomme piene, Alfonsina
Alfonsina una ragazza, questa storia non conviene. Alfonsina ha le gomme piene. Alfonsina, che c'avevi nella testa, che c'avevi nelle vene. Alfonsina ha le tette sgonfie. Alfonsina si faceva fino a fine alla mattina. Un giorno però, molti anni dopo. Ciao Andrea, nel senso ti ha piaciuto fare grandi girate in bicicletta, da giovane ho fatto la Firenze Viareggio ritorno e qua ho passeggiato un po' meno, però ho girato parecchio, stavo spesso a Cormons, a Udine, a Gorizia, e una bella gita è stata da Trieste a Grado e ritorno. L'ho fatta, mi pare, 2 anni fa, prima di tornare mi sono fermato a mangiare in trattoria, ho poi ripreso la strada per Trieste. E quindi è bello andare in bicicletta, vedere, si vede tante cose, si può fare dei percorsi molto più lunghi che a piedi, però osservare il paesaggio, vedere tutti i dettagli, e sentire l'odore della terra, l'odore delle piante, cose che in macchina non si possono certo apprezzare. Quindi la bicicletta è forse il mezzo più ecologico e più divertente. Oh, lei ha citato un giro Trieste, dov'è che era andata da... No, Gorizia, no, non Gorizia. Comunque alla fine era 60 km d'andata, mangiata in trattoria, e 60 km in ritorno. Aveva 80 anni, tanto per avere un'idea del personaggio. Ma avete visto una clip che è ispirata a un'altra donna che nel 24 aveva corso con gli uomini nel Giro d'Italia, provocando un grande scandalo. E quindi quando Andrea Satta e Ted Debois hanno pensato a chi potesse rappresentare questa Alfonsina Strada, questa persona coraggiosa che era diventata una ciclista, non voleva portare via il lavoro agli uomini, voleva solo far vedere che anche lei era capace, beh certo, per fare la videoclip, hanno pensato subito a Margherita. No, nella realizzazione del videoclip, Margherita che vi ha dato completamente carta bianca o ha imposto qualche condizione? Lei si presenta e dice: le condizioni sono, allora io voglio suonare la tromba e saldare col saldatore. Ecco la tromba, Margherita, vieni. L'abbiamo doppiata con la sua trombettista, perché ti rendi conto che in un quarto d'ora non è che puoi imparare a suonare la tromba. E invece a saldare ha veramente saldato, e secondo me ha fatto veramente un capolavoro di naturalezza, d'altronde per quella donna eclettica, piena di vita, piena di vitalità, diretta e capace di appassionarsi, che era lei. E quindi lo sport ha sempre accompagnato Margherita. Questa è una partita di pallavolo fatta a Trieste. Quella persona con le mani in alto che ribatte la palla è Margherita Hack. Ma passiamo un'altra cosa che Sandra ci ha già in qualche modo introdotto, che è la Margherita Hack e il teatro. E questa è una foto del vostro spettacolo, ma come l'hai conosciuta e come è nato la vostra collaborazione? La facciamo spostare perché così non va in feedback il microfono. Sì, è nata questa idea, questo lavoro. Margherita ha accettato immediatamente di mettersi in gioco, il mondo del teatro è stato un po' più reticente all'inizio, poi Calenda dello stabile di Trieste, dello stabile del Friuli Venezia Giulia, ha accettato questa proposta e la cosa è partita. Lo spettacolo ha debuttato a Mittelfest e poi ha fatto obiettivamente tutti i più bei teatri d'Italia. Ma lei recitava? Sì, perché allora adesso diventa questo modello dove un personaggio non appartenente al teatro calca le scene, è ormai consolidato, è diventato un po' un format. Dopo sono seguiti altri spettacoli con personaggi come Augusto, non mi ricordo, Di Freddi,
travaglio, insomma, ma all'epoca è stata una novità, anzi guardata un po' con sospetto, eppure è andata molto bene, soprattutto perché non era una conferenza con un po' di musica, era proprio, c'era proprio un disegno drammaturgico, come dicevo prima, un'allegoria su quello che è la conoscenza, e lei interpretava, si può dire, se stessa in quanto scienziata, e dall'altra parte c'era un video artista quarantenne e una scienziata ottantenne, due mondi apparentemente molto distanti, e in verità la scommessa era proprio quello che ci fosse un incontro, così come è stato. Forse ora sembra un po' facile da intendere questa cosa, ma al momento, che non è passato molto tempo, però insomma pareva una cosa un po' strana. Lo spettacolo ha avuto un successo incredibile proprio per la presenza di Margherita, che è amatissima, amatissima proprio forse per il suo modo di porsi in modo franco, sincero, in ogni città, non si è mai sottratta a varie proposte di incontri con cittadini, associazioni, scuole, un'assemblea di fabbrica, quindi la sua giornata era effettivamente sempre pienissima, e per lei la divulgazione sicuramente è stata una scommessa della vita, e il teatro era una forma ulteriore di divulgazione. Quando scriveva i primi articoli sul quotidiano Il Giorno, con una, così, un'argomentazione fatta anche di immagini, per rendere comprensibile una complessità come la materia astrofisica, fu molto criticata all'epoca dai colleghi cattedratici, ma adesso è una cosa che è abbastanza diffusa, quello di poter ragionare su concetti molto complessi in modo semplice, senza svilire l'argomento di cui si sta trattando. Quindi il teatro per lei sicuramente era su questo filone, oltre al fatto che è una gran giocherellona, quindi si è divertita un sacco. E poi, che dire, ci sono stati gli episodi strepitosi, quello più eclatante è stato quando nel 2004 eravamo al Pergolesi di Iesi e morì Papa Wojtyla. Non mi ricordo il giorno, ma era il 2004. Allora il sindaco cancellò lo spettacolo in segno di lutto. Era una cosa un po' arbitraria quella di cancellare lo spettacolo, perché a pochi passi ad Ancona il Rogantino andava in scena, mentre le nostre variazioni sul cielo, insomma, ci pagarono il cachet pur di non fare lo spettacolo. Ovviamente questo si è saputo mentre il sabato sera abbiamo recitato, la domenica mattina viene cancellato lo spettacolo del pomeriggio. Quindi più imbestialiti erano la Margherita Hack e le ragazze del botteghino che dovevano restituire il biglietto a tutti quelli che avevano prenotato. A quel punto la Margherita non sta più nella pelle, quindi decide, vieni, dice, andiamo davanti al teatro alle 4 di pomeriggio, l'orario della pomeridiana, siamo andati, e così si è cominciato a chiacchierare con chi era intervenuto, con chi dalla provincia era comunque sceso a Iesi per vedere lo spettacolo. A un certo punto si fece avanti, prima si è formato un capannello sempre più fitto di persone, poi si fece avanti un signore distinto che disse: io sono di Iesi, sono presidente di un'associazione culturale di qui a pochi passi, non posso vedere Margherita in piedi, senza una sedia, senza un bicchiere d'acqua. Se ci vuole seguire, continueremo questa nostra chiacchierata nella nostra sede. E da lì si formò il corteo a detta di Aldo, il marito di Margherita, che dei peripatetici, quindi quasi 200 persone lungo il corso, non ricordo il nome, siamo approdati a questa associazione culturale, siamo rimasti lì a raccontare dello spettacolo, a rispondere, soprattutto ovviamente Margherita, a tutte le domande dei cittadini fino alle 7 di sera, quindi ben oltre l'orario canonico dello spettacolo, che durava un'oretta. Sicché questa esperienza di teatro andava ben oltre la scatola teatrale del palcoscenico, ma era già un primo passo verso un teatro diverso e assolutamente ora, oggi, necessario e contemporaneo, un teatro dialogante. Qui a Bologna abbiamo replicato, abbiamo replicato un po' in ritardo, forse 2 anni dopo il debutto all'Arena del Sole, il debutto prima, perché ogni volta che si replica si dice debutto, ma
il primo debutto è stato nel 2004. Secondo me siamo venuti a Bologna nel 2005, lo spettacolo è cominciato 45 minuti dopo perché c'era la fila per le persone che volevano il biglietto, spettatori di tutti i tipi, gente elegante, gente in ciabatte, un amore veramente, sì, veramente trasversale. Sandra, ne sentiamo, no, anzi, non ti fermo, sentiamo un pezzo, un altro che è legato alla Luna. Sì, quindi avete già capito, c'erano due polarità delle voci recitanti, una era più legata all'ingenuità, sia appunto dalla Eva, dal diario di Eva di Mark Twain, lo stupore e la risposta scientifica. E appunto io non vado a interpretare, voi con la vostra fantasia, la vostra intelligenza, riuscirete più o meno a immaginare cosa poteva succedere in quel momento. Ma la Luna. La Luna è... Ah no, questo senza occhiali perché questo è... La Luna è molto carina e romantica. La Luna è molto carina e romantica, ma ce n'è soltanto una. Ce ne vorrebbero almeno 5 o 6. Saturno ne ha una quarantina, noi una. Luna è l'apostrofo. E di stelle, voglio dire, ce n'è troppe da alcune parti e troppo poche da altre parti. Volendo, a questa cosa si potrebbe anche porre rimedio, volendo, così, ma tanto che cosa serve? Attraverso l'osservazione ho scoperto che le stelle non durano per sempre. Ne ho viste alcune tra le più belle dissolversi nel cielo. Se ne dissolve una, dunque se ne possono dissolvere anche altre. Magari possono dissolversi tutte, forse tutte quante la stessa notte. Questa cosa potrebbe succedere, Ho deciso di rimanere sveglia tutte le notti a guardare il cielo, fin tanto che mi riesce di rimanere sveglia. E poi come se non bastasse, la Luna va su e giù. Dico io, poteva essere fissata un po' meglio, no? No, non capisco. Esce dallo schema. L'altra notte proprio non c'era. Io vorrei sapere, intanto non si sa dove sia andata a finire. E comunque, chiunque l'abbia presa, la terrà nascosta. Lo dico perché io farei altrettanto. Se solo potessimo riaverla, la nostra Luna. L'ho presa io la Luna, eccola qui. Ma no, sto scherzando. Quando penso alla Luna, però, ricordo sempre quella notte del luglio 1969, quando per la prima volta esseri umani posero il loro piede sulla Luna. Dopo secoli e secoli che scienziati, filosofi, scrittori fantasticavano di un viaggio alla Luna, di un viaggio sulla Luna, per la prima volta l'uomo ha posto piede su un corpo diverso da Madre Terra. Io credo che quella notte tutta la popolazione della Terra sia scesa sulla Luna con gli astronauti. È stata un'avventura straordinaria dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista scientifico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Ma quando penso a questa avventura, mi viene fatto di paragonarla alla scoperta dell'America, quando Colombo, Cristoforo Colombo, su 3 navicelle, 3 gusci di noce, si avventurò in mezzo all'oceano, in mezzo a onde alte decine di metri, senza sapere dove sarebbe arrivato, quando sarebbe arrivato e se sarebbe arrivato. Era completamente solo, era veramente solo. Allora non c'era la radio, non c'erano nemmeno gli orologi per stabilire la longitudine, per sapere dove si trovava. Invece gli astronauti erano seguiti da centinaia di tecnici a terra, incollati al loro computer. Si può dire, li tenevano per mano, passo passo, in quei 380.000 chilometri che separano la Terra. In ogni momento potevano intervenire, dire che manovra fare, come correggere la rotta. Erano veramente tenuti per mano gli astronauti. E allora mi domando, di queste due grandiose imprese, qual è stata la più grande? Quella di Colombo o quella degli astronauti? Gli astronauti tenuti per mano dai tecnici della NASA o Colombo? Solo. Nell'oceano. Lascio a voi la risposta. Ma meno male che sulla Luna non c'è il petrolio, altrimenti a quest'ora l'avrebbero di già tutta trivellata. Il
c'erano lunatici, altrimenti a quest'ora sarebbero finiti nelle riserve o sterminati come gli indiani d'America o gli aborigeni australiani. Per fortuna sulla luna non c'è nemmeno il petrolio, altrimenti a quest'ora l'avrebbero già tutta trivellata. Un applauso a Sandra Cavallini e ovviamente un applauso a Margherita Hack. Andiamo a questo punto all'altra musa che vogliamo ascoltare, quindi Gabriele Giunti ci farà un intermezzo di Brahms. Benissimo.
La nostra Margherita intanto studia a Firenze, va a fare la tesi di laurea presso il direttore dell'osservatorio astronomico Abetti. In realtà lei farà la tesi direttamente sotto Fracastoro e pubblica la sua tesi. In realtà doveva laurearsi nel 1944, ma a causa degli eventi bellici di nuovo la sua tesi di laurea viene spostata al giugno del 1945. Ma Flavio, come che astronomia trova nel primo dopoguerra Margherita Hack? Eravamo tra i migliori del mondo oppure facevamo fatica? Una cosa interessante si sente, sì. Sì. Interessante in questo senso, perché come in tutte le cose che sono successe in quegli anni, quindi diciamo anni 50-60, c'è stato un passaggio incredibile, non solo della società italiana, ma di tutti, anche dell'astronomia. Quindi l'astronomia storica che c'era prima era in qualche maniera un'astronomia legata alla classica astronomia, posizione, latitudine, misura delle stelle, classificazione, cioè tutta un'operazione che era molto importante, ma che aveva una visione che veniva dal secolo precedente quasi, per certi modi. Lei è arrivata in un momento in cui c'è stata una transizione, faccio un esempio, negli anni 60 è cominciata la radioastronomia, sono venute fuori nuove tecniche e si è passato da un momento in cui si faceva l'astronomia classica al momento in cui si è cominciato a fare la vera astrofisica, cioè si è preso atto che le stelle sono delle palle di gas bellissime che producono energia proprio interna, tutto bene, 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 e che quindi bisogna trattarle con la fisica di base. Questa cosa oggi è sempre più vera, no? Oggi sappiamo che si congiunge addirittura infinitamente grande e infinitamente piccolo, c'è un'evoluzione enorme. Lei ha capito da subito che bisognava andare su questa nuova strada, che era una strada di fare una scienza più moderna, più legata alla fisica di base e più capace di cogliere novità anche tecnologiche. Quindi in qualche maniera ha colto un passaggio storico che è importantissimo. Se noi pensiamo all'essere laureata in quegli anni, poi fino al 64, nel 64 è stata a Merate, dove era, fra virgolette, una ricercatrice in un osservatorio guidato da un professor Zagar, che non è che fosse un somaro, che a me veniva dagli anni precedenti. Qui ho una testa in cui il professore universitario, il direttore dell'osservatorio, era il padre padrino re comandante, cioè si fa quello che dice, lei non è che godesse moltissimo di questa cosa, tant'è, poi lo sentiamo dalla parola, lo diremo dopo, tant'è che poi andava anche in giro, andava in quella, insomma, quindi avevo poi più una donna, che è molto calma, te lo dico, quindi va messo. Ma detto questo, lei ha colto che c'era necessità di cambiare questo atteggiamento anche nel rapporto con gli altri che lavorano sull'osservatorio. Cioè il fatto che lei dopo, lo diciamo dopo, andasse a giocare a pallavolo con gli altri, poi gli astronauti non essere svegli a giocare a pallavolo perché lei poi si arrabbiava, non è che voleva perdere. Quindi voglio dire, un personaggio molto particolare che ha cambiato un modo di porsi nell'astronomia. Non è stata l'unica naturalmente in quegli anni, ma questo è molto importante perché come voi sapete, chi ascolta lo sa benissimo, il direttore, se non fa danni, fa già un bel risultato, ma se riesce a capire dove deve andare a finire la ricerca che si fa nel proprio istituto e la favorisce e l'agevola, allora fa una cosa grandiosa, al di là di quello che fa lei o lui personalmente. Ma Margherita Hack ha litigato con ben tre direttori. Margherita Hack, attenzione, non ha litigato con nessuno, ha litigato con tutti, perché litigare con Margherita Hack è molto particolare. Lei è una persona, come dovrebbero essere quelle normali, e tu gli dici una cosa e ti risponde con quello che pensa. Non è che ti dice, penso che a te ti farebbe comodo. No, no, con Margherita Hack non fa comodo niente. Se lei ti fa una, tu gli fai la domanda, lei ti risponde, ti piace, bene, non ti risponde, non ti piace, pazienza, se non è grave. L'altro atteggiamento importante è che lei non ha mai preteso, io l'ho conosciuto, io sono uno di quelli, dico per chi ascolti, te che cavolo parli, perché chi sei. Io nel 1974 ho fatto un concorso per diventare astronomo e grazie anche a lei, insomma, perché era presidente della commissione, ho vinto il concorso. La vita da così a così, perché ti cambia il mondo. Quindi ho potuto fare quello che volevo dopo, cioè niente, divertirmi, praticamente, grazie al suo... vabbè, vale anche quello, cioè bisogna essere fortunati nella vita. Quindi è andata così. Allora, la persona era allo stesso tempo brusca, insomma, noi faceva una domanda, lei non sapeva rispondere. Questa persona, che pure era professore, cioè, dice, ragazzi, io non so rispondere, se volete chiedo al mio collega che se ne intende. Cioè, non è da tutti, attenzione, non è da tutti. Questo aspetto del modo diretto di parlare, di dirti quello che pensa, è un grande pregio e a volte anche un po' di difetto. Perché, ma una cosa che è interessante dell'Hack fu tra i primi a andare a farsi le ossa all'estero. Certo, lei andò all'estero e poi trovò questo Otto Struve, con cui ha fatto anche questo famoso libro, eccetera. E ragazzi, è inutile dire, se tu stai chiuso a casa tua, per quanto sei bravo, c'è la testolina grande come la tua stanza, difficile che te la larghi molto di più. Se cominci ad andare in giro per il mondo, vedi degli altri, nel tuo settore specialmente, gente che ha
una testa diversa, un modo diverso di fare, infatti lei si è immediatamente resa da, diciamo, provinciale, come lo dico senza offesa per nessuno, poteva essere la ricerca astronomica in quegli anni ancora in Italia, ha un atteggiamento aperto verso il mondo internazionale e verso il confronto con gli altri. Questo sì ha consentito che nel momento in cui è diventata rapidamente, stranamente, rapidamente direttore, perché nel 64 era ancora giovane, nel 22, nel 64... Sì, poi Rosanna Faragiana ci dice quindi, perché... Lasciamo dire a Rosanna Faragiana che è stata la sua prima studentessa. Quindi, ecco, parlando. Giustamente, chiaramente quando Abetti va in pensione, Margherita Hack va in rotta di collisione col nuovo direttore, perché come diceva Flavio, aveva delle idee eccessivamente innovative. Margherita Hack va prima volta a lavorare, ma non come astronoma a Milano, ma per la Ducati, che non è la Ducati delle moto, per scrivere il manuale di uso della macchina fotografica Sogno, che era una delle prime microcamere. Chiaramente fallisce, cioè nel senso la ditta fallisce e deve tornare a Firenze. Ma a un certo punto c'è un concorso dove l'Hack studia tantissimo, ma cade su una delle domande. Perché la Luna mostra sempre la stessa faccia. E lì. È caduta lì. È caduta lì. È arrivata sulla a nona. Della Luna. Sulla faccia della Luna. Non lo sapevo. Vedi? Sì. È arrivata a nona, ma poi è stata stabilizzata lo stesso. Guarda, corsi e ricorsi storici. Quindi ha sbagliato e è stata stabilizzata. Sì, perché come nona, a un certo punto lei ha fatto assistente volontaria non pagata, finché a un certo punto hanno scorso le graduatorie. Quindi il precariato non è nuovo. Quindi. Non è nuovo, anzi all'epoca era ancora di più. Beh. A un certo punto va a Milano perché, perché lì c'è uno strumento a Merate, di un metro, dove si può fare la sua ricerca, e lì incontra Rosanna Faraggiana, una studentessa, che è la sua prima studentessa. E sentiamo un po' i suoi ricordi. Per prendere la tesi di laurea, se voglio stare nel campo astronomico, non certo che rivolgersi all'unico professore di astronomia che c'era, che era il direttore dell'osservatorio, il quale automaticamente diventava anche professore di astronomia presso la locale università. Vado al professor Zagra, mi dice, ah, lei è di fisica, quindi le consiglio di lavorare con una ricercatrice molto brillante che abbiamo appena introdotto nel nostro gruppo, proviene da Arcetri, e presento la professoressa, la dottoressa Hack, e mi porta a Merate, dove incontro Margherita Hack. Naturalmente raggelata al pensiero di avere a che fare con una persona che non conosco, per me qualsiasi professore era sempre qualcosa che mi raggelava, bravissima a fare gli scritti, ma pessima a tutti gli orali, sono sempre stata. E là la prima cosa cerca di mettermi in mio agio, farmi capire, cerca di trasmettermi l'entusiasmo che ha nello studio delle stelle di cui si occupava. E mi offre di lavorare sulle stelle a campo magnetico, che erano quelle che attiravano molto l'attenzione in quegli anni. Faccio la tesi, viene compilata, finita la tesi comincio a lavorare come solito borsista all'osservatorio Merate, quando pochi anni dopo l'Hack partecipa al concorso di direzione dell'osservatorio d'Italia e viene inserita la cattedra all'osservatorio di Trieste. Probabilmente prima di proseguire poi con la parte scientifica le venne assegnata una sede un po' più disagiata. Perché donna, immagino. Sicuramente per quello. E in quel periodo comunque voi ne parlavate, ne discutevate di questa situazione? Sì, mi ha spiegato che sarebbe stato difficile per me fare la carriera universitaria. Ricordati che sei una donna, ricordati che io, nessuna donna mi ha messo piede nei grossi osservatori in America. In America ci sono due grossi osservatori, Mount Wilson e Mount Palomar, e in entrambi è vietato l'ingresso alle donne fino agli anni 70, addirittura. Ufficialmente ho chiesto molti anni a un astronomo americano di spiegarmi come era possibile. Ah, giusto, sì. Quando sono state costruite le cupole, ha pensato di fare un solo bagno. E allora non si poteva pensare di fare tutto una donna in una cupola in cui c'era un bagno soltanto per entrambi i sessi. Orrore. E allora questa è la ragione ufficiale. Ad ogni modo, la donna. Quindi l'unica scavotaggio che avevano trovato le donne era quella di trovare il marito tutto la volta.
che per essere o meno un campo astronomico lo stesso, perché fosse un lavoro. E quindi, quindi la vita era dura, decisamente, qualsiasi. Penso che sia arrivato a Trieste proprio perché almeno lì fu dei piedi. Arrivo in questo osservatorio, qui non c'è niente, qui cominciare da zero. Quindi siamo a Trieste? Siamo a Trieste, all'inizio. Mentre a Trieste, mentre a Melarate, avendo questo spettrografo, si riusciva a lavorare bene con materiale locale, a fare un buon lavoro, qui non si può più proseguire. Cosa, un vulcano in esplosione come lei trova 100.000 altri argomenti su cui lavorare. Allora, prima cosa, anche la fotometria fatta nel giardino dell'osservatorio in pieno centro città non è il posto migliore per avere il buio assoluto. Bisogna aspettare, bisogna chiedere al castello di San Giusto di spegnere le luci in anticipo se c'è una stella nella direzione del castello, cose di questo genere. Quindi riesce a fondare immediatamente e comprare il terreno e avere la succursale a Basovizza, dove si impianta che cosa? La radioastronomia, branca che sta sviluppandosi in quegli anni, in cui lei aveva appena finito di scrivere un libro anche sull'argomento di radioastronomia, perché è una branca nuova, quindi si interessava di radioastronomia. Quindi la radioastronomia solare e fotometria viene impiantata immediatamente a Basovizza. Il problema è la spettrografia. Abbandonare lo studio degli spettri non era compensabile. Avere una strumentazione che fosse all'avanguardia per quell'epoca era altrettanto impossibile pensarci, visto i costi altissimi e anche i tempi di costruzione di un telescopio all'avanguardia sarebbe stati impossibili. Però nel frattempo la Margherita Hacker non era proprio l'ultima arrivata. Quindi si mette in contatto con il migliore, il più grande osservatorio europeo, che è quello dell'Alta Provenza, nel sud della Francia, sulle basse Alpi Marittime, c'è un osservatorio in cui è entrato in funzione da neanche una decina di anni, un telescopio da 1,90 m dotato di spettrografo QD, quindi un salto di qualità notevole anche rispetto a quello che aveva lasciato a Merate. Ottiene tempo di osservazione, nonostante prima una delle poche straniere che entrano in un osservatorio che è un osservatorio nazionale francese, e si tiene parecchi spettri su cui lavora tutta l'equipe di Trieste, anche i giovani che nel frattempo erano stati siano laureati con lei o hanno trovato lavoro. Però rimaniamo tra noi due. Non è mai capitato qualche volta che uno di voi due si addormentasse di notte? No, l'Hacker non avrebbe mai concepito di potersi addormentare, era sempre eccitatissimo nel suo lavoro. Mentre io l'idea di andare a seguire questa stella che andava su e giù, continuare a richiamare la stella quando era arrivata a bordo della fenditura, richiamarla al punto di partenza, aspettare che arrivasse fino in cima e ricominciare per ore e ore di osservazione, era una cosa soporifera da morire. Una notte mi sono addormentata allegramente seduta in cima alla scaletta che andava alla fenditura del telescopio, e la mattina dopo l'Hacker dice: "Oh, che strano, era una bella notte ieri sera, è passata qualche nuvola perché vedo che dalle 2 alle 4 non ci sono osservazioni". Confessare con molta vergogna che mi ero addormentata. E a quel punto trovare la soluzione era quella di inforcare la bicicletta, scendere in paese, comprarmi un barattolo di Nescafè, un pacchetto di sigarette, e decide che dovevo fumare e bere caffè tutta la notte, ma la cosa non doveva ripetersi. Aia, quindi ha imparato a fumare per poter osservare di notte. Esatto, perché le sigarette che avevo assaggiato a 18 anni, a 15-16 anni, come certo, tutti quanti, mi sembravano una cosa veramente disgustosa. Però se quello era l'unico modo per stare svegli, dovevo salvare la faccia, non potevo farmi trovare addormentata la seconda volta. È rimasta scandalizzata fino in fondo. Allora le sigarette le tenevo addirittura in cupola, soltanto fumavo solo di notte in cupola, però scandalizzava moltissimo la cosa, sopportata malincuore, siccome per osservare la cupola era aperta e quindi era abbastanza, il ricambio d'aria c'era sicuramente in qualsiasi stagione. Ha sopportato sempre malo modo, però ha sopportato il mio fumo. Ok, grazie a Rosanna Faragiana. Le facciamo un applauso, dai.
Allora, Flavio, erano veramente tempi eroici all'epoca. Bisognava stare in cupola, si prendeva freddo. Com'era? Era un altro paio di maniche. Una volta si andava su al telescopio, qualunque tempo ci fosse, aspettavi che fosse sereno, perché a volte le cose peggiori erano quando era a mezza via, che non si sapeva cosa fare. Se no, quando era sereno, apriva, caldo, freddo non era importante, anzi se era freddo bene, così il cielo era ottimo, eccetera, e si stava lì. Noi, gli astronomi, quella volta era una cosa da divertimento, si fa per dire, soprattutto le notti, stare lì, si stava il freddo, però era una cosa poetica, divertente. Poi il mondo è cambiato, da un certo punto in avanti le cose sono andate in maniera tale per cui si poteva tenere gli strumenti su e osservare da sotto, quindi stavi nella saletta un po' più calda, poi sempre meglio. Oggi gli astronomi, se non vanno al telescopio, è meglio, perché fanno dei danni. Ci vanno solo gli ingegneri, tutto si fa con i satelliti. Io adesso da casa mia lavoro col telescopio che sta in Cile, se voglio con lo Space Telescope non vado da nessuna parte, non sto fino a nessuno, e la poesia è un po' cambiata, diciamo, ma a quei tempi non era affatto così. E quindi qui adesso la Rossana Faraggiano ha detto: bene, tu stavi appoggiato nella scaletta, ci stavi un paio d'ore di posa e una dormitella ogni tanto, insomma. Io ho fatto foto con il volet chiuso, che non si vedeva niente, quando andavi a aprire, a sviluppare non c'era niente, l'asta perfetta, pulita. Quindi succedeva, insomma. Era molto più poetico, però diciamo era anche in qualche maniera una scuola di vita. Può sembrare una cosa sciocca, ma mentre tu stavi lì e osservavi, siccome noi abbiamo avuto la fortuna di fare un lavoro che ci piaceva, era un momento anche di riflessione e di cercare di capire come fare, come trattare questi dati, come estrarre dalle poche informazioni che in fondo prendevi allora delle cose importanti e intelligenti sugli oggetti che studiavi. Cioè è una cosa strana, si è passato nel tempo un'evoluzione anche mentale dell'atteggiamento, quindi diciamo l'astronomo di quegli anni aveva una visione, se vogliamo, anche più, forse più poetica, più, però allo stesso tempo c'era la volontà di capire, di cogliere tutto il progetto, tutto l'insieme del progetto. Una cosa, è un passaggio di mentalità molto grande. Oggi è molto cambiato, chiaramente la tecnologia ha fatto balzi mostruosi. Dico l'ultima fase: in questo percorso lei ha sempre capito dove stava andando la strada, cioè ha sempre colto l'avanzamento della tecnologia e della ricerca in maniera tale da mantenersi alla frontiera del lavoro. Questa è una cosa importante. Se tu ti siedi sulle cose in modo conservativo che tu fai, non cogli il futuro. Invece abbiamo visto che Margherita viene mandata a Trieste in qualche modo per togliersela dai piedi. Hai vinto un concorso a cattedra. Sì, però diciamo che sono stati tutti contenti, perché doveva venire a Bologna in realtà. Doveva venire a Bologna, sì. E questo è un po' è fallita questa cosa, è andata a Trieste, dove c'era un direttore che pretendeva le divise ai suoi... perché c'era, lui doveva avere il camice bianco, i ricercatori dovevano avere il camice marrone e gli amministrativi dovevano avere il camice nero. Però, allora, lei com'era come direttrice? Era, perché tu ne avrai conosciuti di baroni universitari che fanno pesare il loro potere. Allora, stiamo molto calmi. Il barone universitario è un animale che si trasforma, ma alla fine è sempre lo stesso, purché comandi va bene. Ma a parte questo... Ma il problema era ovviamente molto di rapporto, anche di metodo, di scala sociale. Il professor universitario, una volta barone, direttore dell'osservatorio, era il signor direttore dell'osservatorio. Buongiorno Carli, tutti sono attenti, buonanotte. Anche perché allora gli osservatori erano enti autonomi e quindi tu eri come direttore. Io quando l'ho fatto all'inizio a Cagliari, quando arrivavo lì, io avevo il consiglio di amministrazione, avevo gli amministratori, tali tutti buoni, va bene. In realtà lei ha capito subito che è inutile che fai l'esercito, qui bisogna mettersi svelti. Cioè lei ha colto rapidissimamente che l'unico modo per far lavorare le persone è che le persone si trovino bene, lavorano bene e gli piace il lavoro che fa. Quindi la divisa, per carità di Dio, cioè tutte queste storie qui, mettiamoci a giocare insieme, andiamo in bicicletta, facciamo dei discorsi. Cioè, sembra una verità, io non ne voglio fare una macchietta, perché sennò sembra che stiamo scherzando. Ma lei aveva una visione della vita completamente diversa, anche perché, dico questo, forse non c'entra, lei aveva un marito a caso che era un pazzarello, mica da ridere, anche lui. Ci arriviamo anche al marito. No? Quindi Margheritaldo, cosiddetto, la comunale dei due, erano speciali. Allora, lei è arrivata e ha capito che bisognava mettersi su una strada aperta, innovativa, per esempio anche in quella che è chiamata la politica astronomica, che è un po' come la politica generale, cioè la ripartizione dei fondi, la necessità di avere un, diciamo, accesso, non dico libero, in cui ognuno fa quello che gli pare, ma un accesso, chiamiamolo, democratico. Non a caso, vuol dire, lei era di sinistra, non è che gli giriamo intorno, se vogliamo anche di sinistra, molto sinistra per quei tempi, tant'è che qualcuno non è che godeva al massimo, perché lei era veramente di sinistra. Però diciamo, aveva una visione in cui bisognava discutere, e discutendo insieme intorno a un tavolo si poteva arrivare a delle conclusioni utili e importanti per tutti.
quindi è stato in questo senso anche un apripista dal punto di vista della gestione della ricerca scientifica e del potere del direttore rispetto ai propri dipendenti e via dicendo. Quindi per lei la libertà di ricerca era un aspetto importante. Infatti adesso sentiamo Ferluga, che è stato un altro suo studente, cosa dice dei suoi rapporti. E come collega com'era? Era una tipa, una persona affabile, una persona semplice con cui collaborare? Sì, sì. Era, pur essendo a capo di tutto all'epoca, tra l'altro adesso diciamo, esistono dei sistemi democratici di gestione del potere accademico, all'epoca invece il professor Dinario era tutto e c'erano certi baroni inavvicinabili. Lei era a quei livelli di livello accademici e scientifici, ma era una persona di una affabilità e spontaneità e simpatia immediate, cioè era proprio immediatamente accessibile, nessuna senso di superiorità, nessuna soggezione da incutere agli altri, anzi direi fin troppo comunicativa, perché si fidava di tutti, anche non sempre è il caso di fidarsi proprio di tutti, ma lei lo faceva per sistema, per suo modo di vivere. Immagino che all'epoca non ci fossero i computer di oggi, un po' ci puoi svelare com'è che si lavorava in quel periodo? Questa è buona, Margherita sempre a mano. E i computer poi, anche alla fine della sua attività scientifica, i computer erano utilizzati soltanto dagli studenti che facevano, o dai giovani appunto laureati, che facevano l'analisi dei dati con metodi moderni. Poi però l'interpretazione teorica la dava sempre lei con la sua grande esperienza, e non importa se facesse poi le sovrapposizioni a mano con carta lucida o cose di questo tipo, che sono state l'inizio un po' per tutti noi. Al posto dei computer con cui oggi maneggiamo i grafici, quella volta c'era fotocopiatrice su lucido e sovrapponevi i lucidi e vedere se gli spettri delle stelle erano cambiati. Vogliamo capire un po' il personaggio. E Margherita Hack è molto legata alla sua originale visione di un ateismo. Prima sentiamo lei, poi vi chiedo a tutte e due se avevate discusso del suo ateismo. Sentiamo prima cosa dice lei. Dopo 50 anni di studi scientifici, qual è oggi il tuo rapporto con la fede? Ma io non ho avuto grossi turbamenti religiosi. A me l'aldilà mi ha sempre interessato poco. Quindi prima da bambina credevo più o meno a quello che mi dicevano, ma non mi interessava granché. Poi ho cominciato a pensare che Dio è un'invenzione che tutti i popoli in tutte le epoche hanno fatto per rispondere a tante domande a cui la scienza non sa rispondere, a cui forse non saprà mai rispondere. Anche oggi noi sappiamo come si è evoluto l'universo, come è strutturato, sappiamo cosa sono le stelle, come si evolvono, sappiamo come si comporta la materia, la radiazione, però non sappiamo perché c'è l'universo, perché è cominciato, non lo sappiamo, è sempre esistito, non lo sappiamo. Quindi ci sono tanti perché a cui la scienza non saprà mai rispondere, e quindi Dio è una comoda invenzione. Ma naturalmente chi ci crede non è dimostrabile né che Dio c'è né che Dio non c'è, quindi è un atto di fede. Sia il credere in Dio sia il non crederci. Più o meno ci hai già risposto. Che rapporto c'è tra scienza e la Chiesa? Beh, la scienza si basa su osservazioni, su esperimenti, da cui cerca di trarre le leggi generali che regolano fenomeni fisici, che regolano l'universo. E la fede è un atto di fede, cioè un credere, e come ci insegna la Chiesa, che c'è un Dio, che Dio ha fatto l'universo, e è un Dio che ci promette un al di là, che ci premia o ci punisce a seconda delle nostre azioni, ma non è dimostrabile. Per chi ci crede è una comoda spiegazione di tutto ciò che ci circonda. Bene, Sandra, voi ne avete parlato dell'ateismo con Margherita, o era una cosa che non... Mi pare che fosse agnostica più che atea. E penso che, ma
difficile parlare di una persona così particolare. La sua, in casa sua, il suo studio era completamente pieno di libri, non si vedevano i muri, perché tutto, le pareti erano piene di libri, lo studio suo, di lei, erano tutti libri scientifici, mentre nello studio del marito, di Aldo, i libri erano di letteratura, teatro, esoterismo, religioni varie, e con quest'uomo ci ha vissuto tutta la vita. Quindi la lettura bidimensionale di Marguerite Hack, secondo me, non rende idea. E penso che abbiano litigato spesso loro due, pur amandosi tantissimo, e certo, non c'erano limiti al desiderio di conoscere anche l'altro da sé, questo è poco ma sicuro. Infatti lei stessa parlava del suo rapporto col marito come proprio litigarello molto, molto spinto. Flavio, tu ne hai parlato con lei, vero? Con questo. Allora, io ne ho parlato varie volte e ho letto anche quello che lei ha scritto. Ma bisogna stare molto attenti, perché questo argomento si fa spesso confusione. Lei, essendo una persona che prima di tutto ha una dirittura morale fondamentale e quindi ha un approccio, ha avuto sempre un approccio scientifico e razionale nelle cose, per cui la persona scientifica e razionale non ha mai delle convinzioni assolute al 100% al punto tale da escludere qualunque altra ipotesi. Mi spiego. Lei ha sempre avuto un ragionamento, come l'ha fatto qui, avete sentito, per cui secondo lei non esistono dimostrazioni di Dio, non c'è secondo lei Dio, lei ritiene che non ci fosse bisogno di introdurlo in una situazione in cui noi abbiamo un sacco di perché a cui non sappiamo dare risposta, no? Il ricercatore è un po' come un bambino che ti fa delle domande, dopodiché tu al bambino gli rispondi, gli dici, sì, ma perché è così? Quello gli dice, ti spiego, gli spieghi meglio, dice, no, ma perché è così? Cioè, vai avanti con il perché. Il ricercatore serio è quello che ha il coraggio di fermarsi se non è capace di dare una risposta su un perché, rinsaldarsi sulle sue posizioni e cercare di andare avanti. Bene, lei ha sempre difeso questa posizione in maniera molto decisa e anche molto, a volte, quasi antipatica, perché lei ha domande precise. A volte io mi ricordo a Cagliari l'ho invitata, venne a fare una conferenza, un professore di filosofia dell'università le fece una domanda molto articolata e fatta bene in 4 minuti, lei l'ascoltò in grande silenzio, poi senza alzare la testa disse, Dio non c'è, andiamo avanti. E lasciò tutti di cacca, detto in francese, va bene, dice, accidenti, che cacchio di risposta. Dopodiché, però, attenzione, lei stessa ha scritto in un libro e ha detto a me più volte che lei non crede che ci sia, non c'è bisogno, la sua dimostrazione, la sua razionalità non la portava a giustificare l'esistenza di Dio, ma, attenzione, ha detto questo, se però a un certo punto, quando io morirò prima, mi si dimostrasse che invece esiste, io sono dispostissima ad accettare questa soluzione e ti dirò una cosa, ridendo, sarei quasi contenta perché tutto sommato avremo qualcosa di strano. Cioè, è una risposta molto strana, molto importante, perché fa capire come un essere corretto, umanamente corretta e che ha la dirittura morale di voler andare dove può arrivare, ma sapere anche capire quali sono i propri limiti, a un certo punto ammette anche questa eventualità che lei esclude, ma che è interessante. Sentiamo adesso anche la testimonianza di Steno Ferluga, che è stato suo amico fino alla fine, tra lui e sua moglie, e Margherita e suo marito. Margherita Hack e l'ateismo. Ci puoi dire qualcosa? Ecco, questa è una cosa su cui parlo molto volentieri, perché ho condiviso con Margherita questa posizione filosofica da sempre, e devo dire che lei lo era di famiglia, e, mentre suo marito invece era cattolico, ha studiato dei gesuiti il marito, dopo vorrei dire erano molto legati lei e suo marito, però con l'ateismo lei aveva un ateismo spontaneo e aveva anche un'etica spontanea che la portava a comportarsi sempre con dei principi morali rigidissimi. Cioè lei aveva una grande generosità, grande lealtà, non diceva mai bugie, io non ho mai detto una balla, io non sono mai accorto che abbia detto cosa non era. Credeva tutti, applicava delle regole dettate in qualche maniera dai suoi principi etici. Allora, era atea. Io ho sentito dire tante persone
Sì, Margherita è atea, però è una brava persona. No, momento, dico, era atea e quindi era una brava persona perché seguiva la sua morale e non si comportava bene per paura di un castigo divino. Quindi è sbagliato a porre quel problema, questo ci tenevo a dirlo di lei, perché era proprio così. Lei seguiva i suoi principi morali di rettitudine e generosità. Hack e la politica. Andiamo sempre su lei. Sì, sì, anche lì lei vedeva la politica, e non è un mistero che lei fosse di estrema sinistra, vedeva la politica come un impegno sociale a favore dei deboli. In qualche maniera ignorava o fingeva di ignorare tutte le... avrebbe voluto ignorare tutte le beghe e gli intrighi che ci sono nel mondo della politica. Ovviamente non è possibile. Lei però ingenuamente cavalcava questa tigre della politica prestandosi, ma sempre per il suo ideale di giustizia, prestandosi in qualche maniera a difendere i deboli. Poi si è trovata invischiata in mille battaglie, è stata anche eletta, ha anche rinunciato a un posto da parlamentare. Lei lo faceva perché credeva giusti certi principi che la sinistra a quell'epoca cavalcava, per esempio il femminismo, per esempio sì, la lotta alla povertà. Oggi sono principi che tutte le linee politiche, tutte le forze politiche condividono. All'epoca non sembrava strano, ecco, c'era qualcuno ancora che non aveva acquisito questi principi. Lei era una diciamo precorritrice della mentalità moderna. Però Margherita Hack è anche legata al CICAP, che è il Comitato di Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Margherita mi aveva detto di aver avuto 14 maledizioni a morte ufficiali, mandatele per lettera. Aveva anche le bamboline voodoo a un certo punto da tutti questi maghi che lei aveva sbugiardato. E quindi lei, insieme a Piero Angela, Levi di Montalcini, a un certo punto fondano, sono i soci fondatori di questo Comitato di Controllo del Paranormale, cui Massimo Polidoro adesso è segretario e che ci racconta un attimo gli albori. Il CICAP nasce nel 1989 ufficialmente su iniziativa di Piero Angela e di un bel nutrito gruppo di personalità del mondo della scienza e della cultura, tra cui Rita Levi Montalcini, Silvio Garattini, Umberto Veronese, Umberto Eco, Tullio Regge e naturalmente anche Margherita Hack. Anzi, Margherita Hack era proprio stata tra le primissime firmatarie del progetto che Piero Angela aveva fatto alla fine degli anni 70, quando aveva condotto un'inchiesta sulla parapsicologia cercando di raccogliere adesioni nel mondo della scienza per far nascere un comitato che si occupasse di questi argomenti con spirito critico e scientifico, e lei era stata proprio tra i primi firmatari. Poi erano passati circa 10 anni senza che si riuscisse a far partire questo comitato e alla fine degli anni 80, nell'89 per l'appunto, ci si riesce, e naturalmente c'è anche Margherita. Io mi ricordo proprio la primissima riunione io avevo 18 anni, insomma, ero poco più che un ragazzino, ma la primissima riunione in un ristorante a Torino che raccoglieva le poche persone in Italia che in qualche modo seguivano le attività di un comitato analogo negli Stati Uniti, il SciComp, che pubblicava una rivista, lo Skeptical Inquirer, e che quindi erano abbonati a questa rivista. Ci siamo trovati in una quindicina di persone, e tra queste c'era anche Aldo, naturalmente il marito di Margherita, che non aveva potuto raggiungerci, ma che era presente proprio perché Aldo la rappresentava in maniera molto convinta, insieme a Steno Ferluga, che poi sarebbe diventato il primo presidente del CICAP, e da lì insomma è iniziato tutto quanto. Bene, c'è un personaggio che rimane sempre un po' nello sfondo, che è il marito Aldo, di cui tutti voi avete conosciuto, quindi vorrei prima un ricordo da Sandra, poi un ricordo da Flavio, perché in realtà di Aldo si hanno degli scritti su Repubblica, ma non è stato mai un personaggio televisivo. Sì, Margherita lo ringraziava sempre perché nei primi anni, quando lei si è lanciata nelle primissime ricerche, poi tu mi correggerai, lui l'ha sempre sostenuta, è stato in grado, diceva dai, vai, vai, insomma, quindi un uomo naturalmente molto intelligente, simpaticissimo,
ci ha seguito ovunque, per 2 anni di tournée c'erano sempre tutti e due, viaggiavano in treno da Trieste a Cosenza, andate e ritorno. Quindi sì, una persona molto colta, ripeto, amante anche delle cose non troppo bianche o nere, ecco. Odiava gli anelli, aveva una fissa sugli anelli, non si potevano mettere gli anelli, perché così, però non so cosa dire, una coppia molto molto ricca, ecco. Sì, no, la domanda era... Sì, Flavio però, cioè a un certo punto c'erano delle cattiverie su Huck e Aldo, dicevano che era Aldo che gli scriveva le cose. Ecco, cattiveria, attenzione, bisogna star a capirsi, Margherita Aldo si chiamavano loro, per capirsi. Si erano conosciuti da giovani, da piccoli, lui era un personaggio strano, diciamo fra i due forse era più pazzo ancora fra i due, che è tutto dire, ma insomma la faccenda continuava in questa maniera, la loro squadra dal punto di vista lavorativo faceva così, Margherita Hack impostava gli articoli, scriveva delle cose, dicevano le scritti lui, attenzione, lui, lei scriveva tutto, dava la bozza, se ne impossessava Aldo, Aldo metteva le mani e infiocchettava, come diceva lei e diceva lui, qua e là alcune citazioni, perché lui aveva una specie di catalogo mostre, una specie di internet iniziale, dentro le scatole di scarpe tenevano tutte delle schede di tutto quello che leggevano, quindi avevano in cucina la montagna delle scatole di scarpe che era l'armadio dell'intelligenza e della conoscenza. Allora lei scriveva le cose, eccetera, impostava, vendeva su tutto, lui infiocchettava con queste cose. Quindi bene, il rapporto era eccezionale perché erano poi due pazzi in buona natura, perché vivevano praticamente di tre cose, dette in due parole, molto semplici, e cioè spaghetti inizialmente infilati nella pentola direttamente con il ragù, così era faceva meglio, eccetera. Corrado Lamberti, con cui ha fatto l'astronomia, andava a casa loro, gli spiegò che si poteva fare anche diversamente, prima far bollire l'acqua e poi infilare gli spaghetti con calma. Poi ovetto, perché il rito era mangiare l'ovetto, e poi quando si doveva stare per bene proprio anche un'insalatina. Tant'è che tu portavi in giro la Margherita come la Madonna e Pellegrina a fare le conferenze qua della per l'Italia, li preparavano dei banchetti eccezionali, lei alla fine diceva cosa vuole professoressa, tutti gli portavano questo antipagare, diceva a me basta che mi diate gli spaghetti, l'ovetto e l'insalatina, rimanevano malissimo, dico questo perché così, non voglio fare una macchietta ma per capire i personaggi, la invito a Cagliari, migliaia di un macello, carabinieri, andiamo a mangiare accompagnati dal sindaco in un posto meraviglioso, un banchetto che c'era da fare, il bagno dentro, la roba da mangiare, eccetera, questa vuole questo, non aveva niente, alla fine lo chef disperato dice scusi professoressa, lei ha mangiato così poco, forse non le è piaciuto, è una battuta, ma attenti, gli dà il libro e dice mi può scrivere 3 numeri, questa la guarda, così guarda il marito, si guarda, lei scrive 3, 7, 21, lo chef disperato, non aveva mangiato niente, dice questo è un disastro, dice ma scusi professoressa, perché mi ha scritto 3, 7, 21, e lei la guarda e fa, dice perché 3 per 7 non fa 21, bam. A quel punto lì, questa cretinata che ho detto, ripeto, non ne voglio fare una macchietta, fa capire come loro delle cose della vita normale avevano una visione molto relativa, diciamo, no? Vivono, e in questo rapporto però c'era un punto fondamentale. Lei e lui erano veramente una squadra, cioè, in altre parole, questa persona, questo Aldo, è veramente un uomo di grandissima cultura, e quando tu andavi a parlare, andavi con loro, ti faceva l'esame, ti squadrava in tutti i modi. Quindi, un rapporto molto forte, che ha anche influito molto sul fatto che lei si è sentita da sempre, ce l'aveva per natura, ma sempre più impegnata a spiegare le cose difficili in maniera chiara e normale, perché spiegare le cose facili sono buone tutti, spiegare le cose difficili bisogna applicarsi a renderle accessibili alla persona che ti ascolta. Quindi lei, anche in virtù del rapporto con lui, che pure non era un professionista di astronomia, la prima cosa che si poneva era quello che stiamo scrivendo, che sto scrivendo, arriverà la persona che legge o no? Perché non devo far vedere che sono brava, devo far vedere, devo dimostrare che lui può capire queste cose apparentemente difficili. Aldo era il primo vero critico, era il referente. Se l'articolo scritto passava al vaglio di Aldo, si va avanti, se no non si va avanti. Questa era la logica. Anche quando hanno fatto questa cosa dell'astronomia e le stelle, la rivista, Corrado Lamberti, che purtroppo è morto di Covid recentemente, che è stato un po' l'anima del suo collaboratore nella divulgazione, diceva che c'era questo dibattito interno, diciamo, fra virgolette, che era un elemento di veramente verifica. Cioè non si può dire, non si può confondere la gente. Le sue conferenze le diceva non devo venire a stupirvi, le belle foto vi stupiscono, io cerco per quanto possibile di spiegarvi la sostanza, e finisco la frase,
mi fate una domanda a cui non so rispondere, o credo di non saper rispondere in maniera chiara, dico che non so rispondere. Ma, Sandra, Aldo era sempre presente anche ad ogni messa del vostro spettacolo, quindi, ed era un criticone oppure... No, gli piaceva lo spettacolo, gli piaceva un sacco. Non gli piacevano le conferenze stampa, cioè la conferenza stampa si alzava e poi diceva Marga, andiamo! Davanti a tutti. Comunque dai, andiamo avanti, diamo ritmo alla serata, vai! No, siamo quasi alla fine, nel senso, dai. Allora, una cosa che vorrei raccontare è la parte di divulgazione. E sentiamo un pezzo sugli extraterrestri di Margherita. Si è alzate un po' il volume perché forse è di nuovo basso come prima. Secondo te ci sono pianeti abitabili nella nostra galassia? Beh, io credo molto probabile che ci siano altri pianeti come la Terra, perché il Sole è una stella comunissima fra 400 miliardi di altre stelle che popolano la nostra Via Lattea, e forse tutte o comunque buona parte di esse hanno dei pianeti. Oggi stiamo scoprendo che ci sono miliardi e miliardi di pianeti nell'universo. Fra questi ci saranno anche dei pianeti adatti a ospitare la vita. E allora non c'è nessuna ragione perché quello che è successo sulla Terra non succeda, non sia successo o non succederà su altri pianeti. Quindi io credo molto probabile che ci siano altre forme di vita, forse più evolute della nostra, forse meno, ma incontrarle sarà molto difficile. Tu ti aspetti una vita intelligente sui pianeti abitabili? C'è nessuna ragione perché la Terra sia privilegiata. La Terra non ha il fiocchino rosso. Benissimo, questo è un atto di divulgazione della HAC. E HAC e bambini. Ai vostri spettacoli c'erano bambini, venivano? Sì. C'era anche un pezzo sugli extraterrestri che era composto così. Un primo piano di Margherita proiettato 8 metri per 4, tutto il bocascena, con lei che avevamo registrato una sua interpretazione degli extraterrestri. Faceva wow, andava avanti per almeno quasi un minuto e finiva così, non m'hanno capita. Era molto carino, diceva sì, la frase successiva, perché era uno spettacolo che andava per immagini, frasi forte, non era tanto discorsivo. Comunque la chiusura di questo quadro, il quadro degli extraterrestri, era questa: siamo ancora molto lontani da quella che possiamo pensare una vita intelligente. Cioè era un po' sì, come ha detto adesso, autoriflessiva, ecco, su come siamo messi. In realtà lo sai che il tuo non era stato il primo spettacolo della HAC. Quando era laureata, era ad Utrecht e anche lì fece l'alieno. Sì, infatti era una citazione, infatti noi le abbiamo chiesto di fare proprio quell'alieno che lei ha fatto quella volta per Natale. Sì, e dove l'alieno si lamentava che sulla Terra era finita la carta igienica. Sì. Invece Flavio, divulgazione. Cioè, ha studiato per fare la divulgazione? Era una cosa che gli veniva automatica? Era una cosa che veniva automatica per due motivi. Il primo, perché lei era convinta che si dovesse fare. Quindi il professore universitario prende dei soldini, l'Istituto di Astronomia prende dei soldini, l'osservatorio prende, eccetera, eccetera. Bisogna far capire alla gente cosa si fa. Questa è una cosa fondamentale. Io ho iniziato a fare delle cose con lei tantissimi anni fa, quando eravamo nei comitati, e lei mi ha sempre detto, ragazzi cari, qui quando noi prendiamo i soldi, chi rimette deve sapere cosa facciamo. Quindi questo non è una cosa secondaria, attenzione, è una cosa molto importante. La seconda cosa per cui lei era brava a divulgare è che da un certo punto, essendo una persona così diretta, mi ricordo quando, non mi ricordo l'anno, andò per caso in televisione da Chiambretti, faceva il postino, porta rete, Chiambretti è un altro matto mica da ridere. Allora incominciarono a parlare e lui giustamente colse, e lei anche colse, che questo modo diretto di parlare, cioè di dire cose semplici, secche e esplicite, chiare, è un modo di divulgare molto importante, perché la persona che ti ascolta vuole sentire non solo la risposta che tu dai, non solo la sostanza scientifica che è fondamentale, ma vuole sentire la passione che c'è dietro, vuole sentire il fatto che per te è qualcosa di importante che tu cerchi di trasmettere a chi ti ascolta. Lei aveva questa dote,
aveva la dote di prendere l'attenzione delle persone, che ascoltava quello che lei diceva, sia quello che diceva, sia come lo diceva. Bene, e il 20, purtroppo a un certo punto giunge alla fine. È il 29 giugno, il 28, l'ultimo SMS che viene mandato a un suo amico recita: mi hanno detto che è arrivata la mia ora, però mica ci credo tanto. Vogliamo sentirla per l'ultima volta nel tuo spettacolo? Vostro spettacolo. Allora, vai. Vado. Parlami, stelle, rispondimi. Parlami, rispondimi. Da dove vieni? Che bella. Io dico falco e lepre, neve e cicogna, la sua compagna, nebbie, bestie del mare, piano, vasto come il mare. Fortuna, è bello il tuo silenzio, sai? Oggi abbiamo ricostruito l'evoluzione dell'universo. Sappiamo che da denso e caldo si è andato espandendo rapidamente, raffreddandosi, e in questa trasformazione ha dato luogo prima alla formazione delle particelle elementari, poi alle reazioni nucleari, alla formazione delle stelle, alle galassie, all'universo che conosciamo oggi. Oggi sappiamo che se l'universo fosse appena un po' diverso da quello che è, se le costanti universali che regolano, che lo regolano, avessero dei valori un po' diversi da quelli che hanno, le stelle non si sarebbero potute formare, le galassie nemmeno, i pianeti e così nemmeno la vita. Per esempio, se la costante gravitazionale fosse stata appena un po' più piccola di quella che è, l'universo sarebbe espanso tanto rapidamente che stelle, galassie e pianeti non si sarebbero formati. Se la costante di gravità avesse avuto un valore appena un po' più alto, l'espansione si sarebbe arrestata subito, la materia si sarebbe compattata, densata immediatamente a temperature e densità altissime, e dunque le stelle, le galassie e i pianeti non si sarebbero potuti formare e quindi nemmeno la vita. Se la carica dell'elettrone, del protone, avessero dei valori diversi, non sarebbero avvenute le reazioni nucleari che hanno portato alla formazione di tutti gli elementi. Quindi arriviamo alla conclusione che l'universo sembra fatto proprio su misura per noi, ma questa è un'idea che non ci persuade. Gli antichi tolemaici pensavano la Terra centro dell'universo, la Terra creata apposta per noi. E allora c'è un'idea, dico un'idea che non è un'ipotesi, nemmeno una teoria, perché non potremo mai verificarla con l'osservazione, nemmeno con l'esperimento. È un'idea, è l'idea del multiverso, e cioè che possano esistere altri universi, i cui valori delle costanti universali siano diversi da quelli che sono nel nostro universo. E allora pare naturale che noi siamo apparsi in quell'universo che ha le proprietà adatte per permettere la formazione delle stelle, dei pianeti e quindi della vita. L'idea del multiverso presuppone vari universi che abbiano proprietà differenti, universi che a loro volta danno origine ad altri universi, collassanti o espandenti, che possono a loro volta dare luogo ad altri universi, che hanno comunque proprietà differenti. Allora è naturale che proprio in quell'universo, dove le proprietà sono adatte allo sviluppo della vita, la vita si sviluppi. Ecco l'idea del multiverso. Queste sono tutte immagini che possiamo immaginare noi, ma che non sono assolutamente sperimentabili. E quindi questa è, come dico io, questa non è più fisica, questa è metafisica. Gabriele? Thank you.
Grazie. Bene. Chiaramente non siamo riusciti a toccare tutte le mille vite della Hack, per esempio è rimasto fuori un po' la parte dei gatti, lei era una grande amante dei gatti, io mi ricordo il suo ufficio, era al piano terra, lasciava aperte le finestre e nel suo ufficio si era installata una colonia felina di 20 gatti, che purtroppo lasciavano anche dei ricordini sui vari libri della Margherita. Però io adesso vorrei che, se avete delle domande, avrete un microfono e potete fare delle domande a Flavio Fusipecci e a Sandra Cavallini su alcuni aspetti che magari non vi sono rimasti chiari, oppure delle curiosità su Margherita. Avete delle domande? Io non riesco a vedere. C'è qualcuno, siamo abbagliati dai fatti. No, no, sono rimasti tutti bravi. No, sono rimasti tutti bravi incollati alle sedie, perché tanto abbiamo chiuso le porte, eh? Non è che possono uscire. No, 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 possono essersi addormentati al limite, ma alzate le domande, se... cioè alzate le mani per le domande. Cioè, dai, forza, non abbiate paura, è che noi non riusciamo a vedere le mani, ma non c'è nessuna... Abbiamo chiarito tutto, soddisfatto tutto. Io vi dico una cosa, eccoci, ci sono davvero. Allora... voglio dire una cosa, io penso che noi abbiamo fatto una cosa, come sempre, come in questi giorni se ne fanno moltissime, oggi solo ce ne sono 10-15 dappertutto. Vi dico una cosa, secondo me Margherita che ne avrebbe fatta meno volentieri delle celebrazioni, dato il personaggio non era una persona che le piacesse molto. Insomma. Detto questo, però, anche per questo vale la pena di ricordarla, perché nel nostro mondo della ricerca è stato un personaggio oggettivamente molto importante, per tanti motivi. Dico una banalità, se non altro perché andando in televisione ovunque, da un certo punto in avanti, il mestiere dell'astronomo è diventato un mestiere esistente, perché prima gli astronomi dicono, se voi siete sempre sulle nuvole, non sa cosa fate, cosa parlate, quindi dico una cretinata. Quindi veramente è stato un personaggio importante, anche da un punto di vista, e certo di dire due frasi solo, da un punto di vista di quella che è la politica della ricerca italiana di quei tempi, in seguito e anche attuale, cioè la necessità di procedere in maniera aperta, con discussione aperta e tutto, noi avevamo il cosiddetto gruppo nazionale di astronomia, che era un luogo in cui ogni settore scientifico era rappresentato, ogni sede aveva i propri delegati, e negli anni Ottanta non era una cosa banale, attenzione, perché come è stato detto prima, i direttori comandavano e zitti Mosca, poche chiacchiere. Quindi è questa necessità quindi di procedere insieme su progetti discussi, concordati e rivolti al futuro. Questo è il primo punto. Il secondo punto importante, l'ho detto prima ma lo ripeto, era secondo lei la necessità che il cittadino, attenzione questa è una scelta politica seria di sinistra vera, il cittadino ha diritto di sapere dove e come vanno i soldi. Attenzione, io non voglio fare un panegirico di nessuno, ma per me, io sono stato fra virgolette un suo allievo a distanza, questo aspetto è stato una lezione di vita, al di là della partito, non è questione di partito politico, è questione di serietà, di rendersi conto che chi paga le tasse ha diritto di sapere come e dove si spendono i soldi. Secondo me questo aspetto è, al di là della ricerca scientifica in particolare, che lei abbia studiato le variabili CFA, le binarie, questo un altro, lei ha capito che guardare un ultravioletto con il primo satellite mondiale che nel 78 avrebbe guardato un ultravioletto era fondamentale, ha dei meriti scientifici grandi, ma è il complesso della sua personalità che è stato incisivo nel mondo dell'astronomia, anche al di là di quanto noi stessi non ci siamo resi conto, perché non è che tutti gli astronomi italiani l'amassero la follia, poi ha detto anche questo, perché è un personaggio che in qualche maniera ha creato dibattito anche all'interno della comunità. Scusate, l'ho fatta lui. Vuoi dire qualcosa di fine? Cioè, questa mischiare scienza, teatro e arte, che adesso è diventata una cosa abbastanza normale, mentre quando avete fatto voi lo spettacolo eravate un po' dei pionieri, almeno in Italia. Cosa ti ha lasciato? Cioè, normalmente vengono visti come due mondi paralleli. Sì, 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 come ho detto all'inizio è stato uno scarto, c'è stato un salto. Allora, mi sento un po' strana perché mi sembra di commemorare una persona morta e perché probabilmente la percezione è di una vivezza di questa Margherita, per cui mi sembra tutto stonato e invece sì, la ricordiamo perché
perché ci manca. Voglio dire una cosa sghemba. Nelle varie, in vari incontri che faceva con appunto, cittadini, istituzioni, associazioni, io l'ho sempre seguita e l'ho sentito raccontare le stesse cose in maniera diversa a secondo di chi aveva davanti. E rispondeva alle domande che spesso erano ricorrenti. Una delle domande ricorrenti era: ma lei, in quanto donna, ha avuto delle difficoltà nella sua carriera? Bene, la risposta che dava Margherita davanti a bambini, adulti, ragazzi, era questa: no, non ho avuto nessuna difficoltà. Sappiamo che non è vero, perché l'abbiamo sentito dire prima, però probabilmente ci teneva a lasciare in eredità qualcosa che fosse uno sguardo verso il futuro, verso l'ottimismo, insomma, la possibilità di farcela, cioè di non lasciare qualcosa con inciampo, ma qualcosa che sia, forse la voglia di lasciare una strada un po' aperta, un po' più spianata. Comunque era quello che lei rispondeva così: no, non ho avuto nessuna difficoltà. E quindi, forza donne, avanti tutta. Sì, io vorrei lasciarvi proprio come dice Sandra. Io mi ricordo un festeggiamento alla Hacke in Osservatorio a Trieste, dove arrivò una grande torta, dove ci fu il direttore dell'epoca che magnificava la Hacke, e lei a un certo punto lo guardò, si alzò e disse: oh, son mica morta, oh! Vi lascio così, grazie!